È stato fra i migliori del Manchester City che ha conquistato la scorsa Premier League, ma per Samir Nasri ciò non è bastato per andare al Mondiale con la Francia. Una delusione che potrebbe averlo convinto a chiudere con la nazionale transalpina. Nasri sarebbe quindi a un passo dalla rompere con i galletti guidati da Didier Deschamps, colui che lo ha tagliato dalla spedizione brasiliana. Ecco cosa ha rivelato il 27enne fantasista del City ai tabloid inglesi. Ho preso questa decisione qualche tempo fa, ma la annuncerò soltanto al momento giusto. Con la nazionale non ho vinto niente, è più facile mollare rispetto a quando trionfi. Poi faccio parte di un club che gioca tantissime partite all'anno e quindi è ancora più facile dire addio alla nazionale. Nasri ha rappresentato il suo paese a ogni livello, dall'under 16 alla nazionale maggiore, nella quale ha debuttato a 19 anni. Poi per lui 41 presenze condite da 5 reti. La sua ultima prestazione con la maglia della Francia risale però alla sconfitta per 2-0 contro l'Ucraina nell'andata dei playoff mondiali. I Bleu ribaltarono tutto al ritorno, ma lui scaldò la panchina per 90 minuti. Si dice che le ragioni dell'esclusione mondiale siano dovute al fatto che Nasri era visto come una mela marcia nello spogliatoio francese. D'altronde Deschamps disse di aver scelto la miglior squadra, non i migliori giocatori. Nel 2012 agli europei Nasri fu squalificato per 3 giornate per aver insultato un giornalista e 2 anni prima fu trascurato anche per i mondiali sudafricani. Una storia travagliata quindi quella fra la nazionale francese e il talento ex Arsenal, il quale però non si scoraggia. Senza il fastidio delle convocazioni è sicuro di dare il meglio di sé per il City di Manuel Pellegrini, il quale spera che Nasri sia al massimo per riconfermarsi in Premier League e dare la caccia alla Champions.